Cari amici, ciao. Oggi ho ricevuto questo famoso radiatore che avevo detto che servirebbe per raffreddare l'acqua della cella. Aisha, è interessante, guarda, c'è anche gli attacchi, bellissimo, mi piace. Mi piace, dice il mio amico Bede, mi piace. Vabbè, e ok, è arrivato oggi. Questo poi proseguiremo domani. Spero di avere il tempo di silenzio, detto, di metterlo su domani. Una cosa invece molto simpatica sono i parcheggi, cioè i sensori di parcheggio wireless. Wireless perché è una scocciatura veramente grande quella di passare i fili poi nel Volvo, una cosa fuori di testa. E questi li manda, l'ho comprato da questa ditta qui, che si chiama, e sono stati molto veloci. Devo fare una serie di complimenti per la loro prontezza. Il prodotto è veramente venduto bene, perché addirittura danno la fresina, anche la fresina incorporata, guardate, simpaticissima, che già pensavo adesso come faccio a fargli buco, e invece questo è proprio di misura perfetta, che va collegata, diciamo che servirà per forare il paraurti. Poi danno la centralina, il suo adesivo, naturalmente bioadesivo, perdon, la centralina che servirà a trasmettere i dati alla macchina in base, vieni qua, in base alle istruzioni, come già si vede, poi sarà da mettere all'opera. E questa qui io pensavo fosse grande, e invece ho detto cos'è sto coso, e invece è praticamente il, diciamo, quello che ti dà da capire la distanza, vedi, più o meno, senz'altro darà dei numeri del tipo 100%, non so, 10-1, non lo so. Qui c'è l'alto adesivo, sicuramente per qualche altro impiego. Questi qua sono i sensori che purtroppo andranno collegati, adesso ne scarto uno, andranno collegati alla centralina, questa. E sono quattro. Ecco, l'unica scocciatura è dover portare questa qui sotto, forse, boh. Vediamo un po' lì vicino se c'è un buco, perché il Volvo è una cosa allucinante. Scusate un attimo che prendo questo fermi. E questo qui è il cavo d'alimentazione, che sicuramente, diciamo, stimola, dovrebbe andare su Buzz, stimola la, cioè viene stimolato, pardon, dalla messa in retromarcia quando si accende poi la luce, che tutti sappiamo. Ma può darsi invece che io deciderò di non collegarla in quel modo, ma di lasciarla sempre collegata. Molto importante secondo me, perché io ho avuto un'altra macchina che li avevo montati io, li avevo lasciati collegati sempre, e devo dire che grazie a quella volta che mi ero distratto un attimo, il sensore è suonato, ho cacciato una frenata che dicevo che andavo a sbattere contro il vetro col naso, però non ho battuto, e se non avessi avuto quel segnale lì sicuramente mi sarei trovato oggi in difficoltà. Bene, è tutto. Questo qui mi sembra costi 23 euro. L'azienda è questa, come dico, l'ho presa su Amazon, veloce la consegna, non credevo, questi sono stati ordinati 2-3 giorni fa, pensavo tutto meno che arrivasse questo. Sono rimasto molto sorpreso che mi è arrivato finalmente sto radiatore, perché adesso poi andranno montate le ventole, che adesso vedo un attimo, poi farò un video completo di come penso di rifare questo impianto idrogeno, perché in realtà, come già si è detto e ripetuto, ha sempre dato dei grandi problemi del tipo riscaldamento e compagnia bella. Adesso speriamo di risolvere con questa idea di raffreddarlo forzatamente. Ebbene, è tutto ragazzi, una buona serata,
questo è il prodotto. E se vi interessa montarlo in wireless, molto importante, almeno non ha i fili dal davanti al di dietro. Ciao a tutti, oggi siamo al 3 del 2 2017. Ciao ciao.